Il discorso che abbiamo fatto prima della interruzione è fondamentalmente quello della linea 90. Si è tentato di capire perché c'è la traduzione quotidiano, però è una traduzione che si fonda su un'analisi filologica, perdonatemi l'aggettivo, bastarda. E adesso vi spiego. Tutto quanto il problema sta in una I. Andate un'altra volta alla linea 10. Ecco, notate la parola quotidiano alla linea 12? Sì. Sopra c'è il termine che noi stiamo esaminando, epiusion. Dopo la S, dopo il sigma, c'è uno yod, una I, che è parte integrante del radicale, attenzione, non della radice. È parte integrante del radicale. Ora, se io torno alla linea 86, la I, che è parte integrante del radicale, dove cavolo la trovo? Mentre la trovo benissimo alla linea 90. Allora, fra le due ipotesi, quella filologicamente più seria è quella della linea 90, non quella della linea 86. Perché quando io prendo una parola e la ritocco come mi pare e mi piace per farla quadrare con un'altra, beh, a questo punto posso far dire a ogni vocabolo quello che mi pare. Mentre invece la correttezza filologica, nell'ipotesi epi, usa e mera, non c'è. Perché se il participio presente del verbo eimi fosse un, on, usia, on, allora potrei adoperarlo, ma è usa. Lo yod non esiste. Riuscite a seguirmi? E io quando vedo queste cose qua, abituato da professori tedeschi che mi hanno fatto i corsi di filologia, quando vedo queste cose qua, a me girano i venerdì. Perché dico, no, non è serio. È come far derivare la parola bottone dalla parola botte. Non ha senso. Sono due radici diverse. Va bene. Dunque l'86 la registriamo per cercare di intuire come mai è stato tradotto quotidiano, però è una forma scorretta a livello filologico. Quindi il quotidiano, vi dicevo prima, è il peggior significato che si possa dare a Epiusion. D'altra parte, è un significato che a livello di percezione popolare è immediato, ma di per sé è molto problematico. Quindi non possiamo buttarlo via, ma non possiamo neanche approvarlo. Perché per il momento diciamo no. Secondo le conoscenze che abbiamo fino ad oggi. Domani viene fuori un papiretto che ci dice, guarda, che in un determinato dialetto della zona della Giudea, quando parlavano greco, invece di dire participio presente del verbo essere on, usa on, dicevano on, usia on, e allora le cose funzionano. Ma fino a quando non viene fuori quel papiro, la risposta è no. Dunque, con buona probabilità, la linea 90 è quella più vicina al significato del testo così come lo conosciamo. C'è però un altro piccolo elemento. Il nostro amico Girolamo dice
che lui era perplesso di fronte a quell'Epiusium e che ha consultato un antichissimo Vangelo che è il Vangelo degli Ebrei. A cavallo fra la fine del IV secolo e l'inizio del V, fra la fine del 300 e l'inizio del 400 d.C., il Vangelo degli Ebrei era conosciutissimo. Poi, nessun tipo di movimento ereticale lo ha più usato e quindi è stato lasciato nel dimenticatoio, addirittura perso. Il Vangelo degli Ebrei è frutto di una setta eretica ed è stato ritrovato all'inizio del 1900, tenuto segreto, poi il National Geographic l'ha pubblicato, è venuto fuori, ma lo conoscevamo già. Lo conoscevamo già non solo perché nel IV o V secolo era già conosciutissimo, ma perché ci sono rimasti anche molti frammenti. Prima i padri della Chiesa e poi gli scrittori medievali hanno trasmesso diverse citazioni del Vangelo degli Ebrei, quindi lo conoscevamo. Gli americani sono sempre, inglesi e americani, abituati a far esplodere un petardo ogni volta che trovano uno spillo, e va bene, sappiamo che è il loro difetto. Pazienza. Bene, Girolamo legge questo Vangelo degli Ebrei e dice che trova il Padre Nostro, ma lì dove c'è il nostro vocabolo greco Epiusion, il Vangelo degli Ebrei, che è scritto in lingua semitica, non in lingua greca, lui trova quella parolina che vedete, la linea 94. Chi ha fatto il corso di ebraico sa almeno decifrare le lettere. Si dice Machar. Machar è un vocabolo birbante, non lo dico io, lo dice Girolamo, il quale dice, guardate che Machar ha due significati. Il primo significato è lunedì rispetto ad oggi, cioè il giorno dopo. Quindi domani. Ma può indicare anche il domani futuro, cioè l'ultimo giorno della storia, o addirittura l'escatologia, il domani quando noi usciremo fuori dalla storia. E lui lo dice, vuol dire kras e vuol dire futurum. Allora cominciamo qui a capire un altro aspetto. Dove l'elemento simbolico che prima avevamo in qualche maniera intravisto comincia a prendere una sua corposità. Dacci oggi il pane del domani ultimo. E quindi noi ci troviamo con un'espressione che è ambivalente. Dacci oggi il pane secondo la nostra natura umana, che è anche la bistecca, anche il bicchiere di vino, ma è anche la cultura, la libertà, l'amore, la salute, tutto ciò che appartiene alla nostra natura umana. E contemporaneamente significa anche il pane del domani ultimo. Ora, questo secondo significato che interno al testo, dovuto alle origini semitiche, e ci interessa, perché allora riusciamo a capire che questa preghiera non è banale. Diventerebbe banale se noi riducessimo questa preghiera a dire dacci la bistecca e il bicchiere di vino, mentre invece chiediamo tutto quello che ci è necessario per essere autenticamente uomini e autenticamente donne, e contemporaneamente fa parte dell'essere autenticamente uomini e autenticamente donne una esperienza
che è toccare nel presente ciò che appartiene al futuro. Dacci oggi il pane del domani ultimo. Questo tipo di lettura che fa il Vangelo degli Ebrei, che ci viene trasmessa da Girolamo e che ci aiuta a capire attraverso il vocabolo machar, il vocabolo greco epiusion, nasconde un piccolo problema, e cioè la fede ha bisogno di questi segni? Cioè abbiamo bisogno oggi di qualche cosa che appartiene al futuro ultimo? A quel domani? Andiamo con ordine, sempre un passettino alla volta. Andiamo alla linea 104 e così riusciamo a capire qual era la mentalità nella quale Gesù operava. Dunque, Gesù viene invitato in uno dei tantissimi banchetti in cui era ospite d'onore, e in uno di questi banchetti uno dei commensali, avendo udito il discorso di Gesù, gli disse: beato chi prenderà, no, pane. Io prenderei il traduttore del Vangelo di Luca, manina sul tavolo, martelletto, tin 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 tin, sulle unghie. Perché devi tradurre cibo se il testo greco dice arton? Arton vuol dire pane, tu traduci pane. Sì, ma Don Renato, cibo è più ampio, più bello, più niente, tu devi tradurre un testo, non la tua fantasia. Se noi avessimo una traduzione estremamente scientifica, capisco che la traduzione scientifica non è per la lettura privata, perché la lettura privata ha bisogno di un italiano che corre. Ma se accanto a questa, che va benissimo, ci fosse una traduzione scientifica, e guardate che c'è, solo che costa, perché le edizioni pauline hanno fatto un volume grosso dove voi avete la righina greca e sotto parola per parola la traduzione in italiano. Quindi lì andate, però costa. E uno non va a rovinarsi gli occhi leggendo il testo greco e poi la traduzione italiana, che in italiano è pessima, perché rispecchia il calco greco. Molto meglio quando si legge, leggerla in un italiano fluente, però molto spesso in questo bellissimo italiano fluente c'è il tradimento, come nel testo presente. Questo convitato dice una cosa interessante: beato chi prenderà il pane nel regno di Dio. Wow! Ma il regno di Dio è quello futuro. E qui viene detto: beato chi prenderà quel pane. Perché parla in questo modo? Non si può dire beato chi vivrà la dolcezza, la beatitudine, la bellezza del regno di Dio. No, l'amichetta. C'è un motivo. Perché all'epoca di Gesù questo regno di Dio futuro come veniva presentato? Bene, proviamo a vedere come Gesù, rabbino come tanti altri, presentava il regno di Dio. Linea 106. Ascoltando chi? Un centurione. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Cosa aveva detto il centurione? La cosa più semplice, dice: io sono un ufficiale dell'esercito romano, dipendo dal legato romano,
Se lui mi comanda, io eseguo. Io ho dei subalterni. Se io comando, loro eseguono. Tu, Gesù, sei uomo di Dio e comandi. E quindi chi ti è subalterno esegue. E quindi la salute esegue, la malattia esegue. Tu puoi guarire. Lì non si sa se è mio figlio o il suo servo preferito. Perché nel greco ellenistico, huios, figlio, potrebbe indicare anche il servo che magari è stato pedagogo del centurione, lui con affetto si porta dietro questo vecchio. È più vecchio del centurione, ma può essere chiamato figlio. Allora, chi era malato? Il servo o il baby che sua moglie gli ha partorito? Non lo so. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli che cos'è? Un grande banchetto. Quello dice, beato chi prenderà il pane nel Regno dei Cieli. Qui Gesù dice, verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno, cioè gli ebrei, saranno cacciati fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse al centurione, va, venga con, per te come hai creduto. In quell'istante il suo guarì. Questa visione Gesù ce la propina in altri testi. 111. Quando Gesù sta parlando della parusia, cioè del suo ritorno alla fine del mondo, dice: siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Altra volta, il regno di Dio è presentato dal grande simbolo del banchetto, dove il cameriere sarà Gesù Cristo. Interessante. Noi invece, quando vediamo la fine del mondo, liber scriptus proferetur in quototum continetur unde mundus iudicetur. Brrr. No. No. Questa non è una visione biblica. Questo è Jacopone da Todi, che è un'altra cosa. La visione biblica è quest'altra. Vien qua, che ti difendo io. E ti difendo da me, perché io faccio il giudice e faccio anche l'avvocato tuo. Non abbiamo un'esperienza umana di questo. Che il giudice sia colui che ti difende in modo che tu non abbia neanche la sentenza contraria. Prestate attenzione, è una cosa seria. Ma noi le cose serie non sempre siamo disposti ad accettarle perché abbiamo un altro schema mentale. Aveva ragione Einstein. È più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio. Volete tenere il vostro pregiudizio? Fatelo pure. La libertà è assoluta. Ma non confondete il vostro pregiudizio con le parole della scrittura.